Porto Astra è un esempio particolare di multisala nata in città, nella città di Padova. È una multisala che si compone di 8 sale, strappiamo circa 300.000 biglietti all'anno, ha questa caratteristica particolare, diciamo, di riprendere anche dal punto di vista architettonico l'idea di un porto, perché in base allo studio, all'idea che c'è sotto, che è, dalla quale è nato il Porto Astra, era quella di lavorare proprio direttamente con il territorio. Qui era una zona fluviale, per cui l'idea del porto ci è sembrata particolarmente significativa, anche perché in qualche maniera il cinema e i film sono luoghi di... sono dei viaggi, insomma, che durano il tempo di una proiezione. La designer Elena Martucci ha vestito questa architettura, questo spazio, proprio richiamando, facendo un lavoro particolare sui materiali, richiamando in diversi dettagli appunto l'idea di un porto, facendo anche tutta una serie di lavori particolari sui materiali, sul materiale di recupero, naturalmente attualizzandolo. Okay, pur essendo un multisala, quindi avendo un'offerta di molto ampia di cinema, quella di dedicare sempre uno spazio particolare al cinema d'essè. Questo è, come dire, una delle, diciamo, delle caratteristiche che la gestione ha intrapreso fin dall'inizio e che ha intenzione di portare avanti anche facendo rassegne. Sono stati fatti già 2 anni che il Porto Astra propone il miglior cinema documentario che viene prodotto in Italia, facendo incontri con gli autori, facendo piccole rassegne, festival, collaborando con associazioni e quindi, insomma, rendendo questo spazio anche uno spazio dedicato al cinema, anche ma dedicato alla cultura nel senso più ampio. C'è da sottolineare il fatto che il Porto Astra non chiude mai, e questo anche un po' in linea con le nuove tendenze del mercato, che vogliono che, per fortuna, insomma, d'estate la gente continui ad andare al cinema. E questa, diciamo, è la seconda estate importante da questo punto di vista, perché titoli importanti hanno permesso al Porto Astra, ma anche ad altre strutture, di non chiudere i battenti per le ferie estive. Nel 58, appunto, mi sono avvicinato alla fotografia avendo degli amici che frequentavano il Circolo Fotografico La Gondola. Il Circolo Fotografico La Gondola è stato uno dei più grossi circoli fotografici italiani, che ha portato la fotografia proprio in tutto il mondo ai vertici internazionali. Io ho conosciuto quelli che oggi sono ancora dei grandi fotografi, come Gianni Berengo Gardin, Fulvio Reuter e anche tanti altri che sono scomparsi, come Paolo Monti, Beppi Bruni, eccetera, e ho cominciato a fotografare e appassionarmi appunto a quest'arte. E allora, da studente, logicamente non avevo grandi possibilità, per cui ho cominciato con una macchina fotografica, diciamo, sia di piccolo formato, ma anche di poco valore, che era una Leica, ma modello russo, famose Leica russe. Poi dopo ho cercato un po' di risparmiare, sono passato a una Rolleiflex, a una Contaflex, poi dopo, migliorando sempre di più la mia attrezzatura, sono passato appunto alla Leica anche, che è stato, diciamo, che era il top allora, come lo è anche oggi, secondo me, specialmente per le ottiche e per della fotografia. Il mio interesse si è svolto principalmente in primo periodo nel bianco e nero. Il bianco e nero che è ancora, diciamo, la cosa che io preferisco, a cui sono molto più affezionato.
la vita della città di Venezia, specialmente negli anni 58, che eravamo ancora in un dopoguerra, perché Venezia, specialmente le parti meno centrali, erano ancora occupate da sfollati, da altra gente, per cui ho cercato un po' di documentare anche la vita un pochettino, e in particolare i bambini che popolavano quella città. E poi dopo, dice, logicamente, sono passato ad anche altri temi, però prediligendo specialmente sempre la figura e la composizione, che sono stati i due punti di forza della mia attività fotografica. Nel 1961, per motivi di lavoro, mio padre si trasferì a Padova con la famiglia, e io mi trovai, in quell'anno, era il 61 appunto, spaesato, in quanto aveva appena cessato la sua funzione un vecchio circolo, che era il Circolo Fotografico Padovano. Cercai allora le persone che si interessavano di fotografia, avevano fatto parte di questo circolo, e riuscii a fondare un nuovo circolo che si chiama il Fotoclub Padova. C'erano molte persone che si interessavano di fotografia e cresceva sempre di più appunto l'interesse. Ricordo con molta simpatia e anche del rimpianto di grandi nomi, tipo quello di Gino Santini, che è stato una delle prime persone che a Padova si interessò a stampare personalmente a colori, e per ricordare persone che ci sono ancora adesso, c'era Nando Casellati, Mario La Salandra, che è diventato uno dei più grandi fotografi italiani, che sono passati tutti attraverso il nostro circolo. Non ho potuto neanche essere alieno dall'avvicinarmi al digitale. Anche se in un principio veramente non vedevo in questa nuova tecnica uno sviluppo che avrebbe potuto giovare alla fotografia. In questo probabilmente ho anche sbagliato, perché effettivamente oggi con il digitale si riesce a lavorare, a fare molte cose che allora con la macchina normale, con analogica, non riuscivamo a realizzare. E, i temi fotografici oggi restano un po' quelli che erano una volta: il sociale, il reportage, la natura morta, la composizione. Però che quello che forse oggi interessa molto di più è il portfolio fotografico. È una sequenza di immagini svolta su uno stesso tema che riesce a realizzare maggiormente il concetto che il fotografo ha di una situazione, anche creandola eventualmente.